Ciao ragazzi, oggi voglio iniziarvi uno speciale dedicato a questo cartone, vabbè, credo che l'avete già capito. Che meraviglia! Ma vi dico, no, non è che è il cartone perfetto! Digimon! Digital Digimon Monsters! Iniziamo prima da questo speciale dedicato ai Digimon. Questo cartone quando nacque nel 99, verso la fine del 99, c'era un periodo che non esisteva solo Digimon, c'era Pokémon, che era il migliore a quell'epoca, anni 90, nei cartoni, perché questo cartone ha preso molto spunto dal potente Pokémon, che sapete che tutti lo sanno che questo ha preso da Pokémon, esempio. E che c'era di strano in questo cartone? Pochissimo. Funzionava un pochettino diverso, ma poi il resto del cartone è uguale, moltissimo uguale. Vabbè, comunque questo cartone ottenne un buon successo. Poi verso l'era 2000-2001 uscì il ovviamente Digimon 2 Adventure. Questa serie, che posso dirvi, non è la più bella della prima, ovviamente, perché la prima è la mia preferita dei Digimon. Voi dite perché proprio hai parlato di Digimon? Vabbè, vediamo, questa serie ha preso molto spunto da Pokémon 2. Ci sono i Digimon iniziali, che sono quei tre. Moltissimo, molto preso. Molto preso l'esempio di Pokémon, che questo ha preso da Pokémon. Poi Digivice e Pokédex. Vabbè, il cartone aveva buoni resti, anzi è andata benissimo, ma il cartone bello, ma non bellissimo. Poi arriveranno tante altre serie. E vi posso dirvi che arrivò quest'altra serie. No amici, questa qua fa abbastanza schifo. Anzi, fa schifo. Questa l'hanno veramente rovinato. Non, è veramente inutile. Veramente, in senso che hanno cambiato proprio i Digimon. 3, non ce ne sono più. 5. Non abbiamo visto più quei momenti classici. Anche la sigla non c'entra un cavolo. Ma vi posso dirvi che si può passare dal fatto del disegno e dal fatto che come è cambiato. Si può passare se qualcuno lo sa digerire. E poi hanno aggiunto quella digievoluzione ancora di più estrema, non ci hanno cambiato proprio niente dai precedenti. Ovviamente buon disegno, giapponese. E arriveranno altre ancora serie. E poi arriverà nel 2004, lo dice anche dentro al cartone. E arrivò il Digimon Frontier. Strano, ha preso da Pokémon Battle Frontier. Però questo hanno fatto bene, che hanno messo 5 personaggi. Però l'hanno veramente estrapolato quel cartone sintetico. Proprio tolto. In senso è sempre quello stile Digimon, prendi un Digimon e ti puoi fare tutta l'avventura. Questa serie è un po' più bella di quella là di Front, di quella là Tamers, che è quella là più brutta. Pure questa è brutta. La sigla fa un pochino schifo, che non ci azzeccava proprio niente. Poi Digimon arriveranno tante altre serie, ancora, anzi due, oh che serie. E questa, amici, mi sono sbagliato, questa è la ultima serie dedicata a Digimon. E vi dirò perché. Perché Digimon non era niente a niente con Pokémon, niente niente di niente.
questo posso dirvi. Solo questo posso dirvi. Perché Digimon ha avuto abbastanza serie, molte brutte e poche belle. Questa è brutta, un'altra brutta, perché hanno tolto sempre quella magia, vogliono imitare i personaggi classici, ma non ce la fanno. Sono troppo brutti per imitare l'originale Tai. Tai, proprio così si chiama, il protagonista del primo Digimon, Tai. E vi voglio dirvi ancora un'altra cosa. Questo cartone è in tutto buono, in grafica, in disegno, giapponese, è ancora perfetto. Vabbè, sempre originalmente, questa è brutta. E questa potremo capirne cosa voleva dire i classici con i nuovi. Dall'ultimo punto al vecchio. Il primo punto è quello, quel personaggio sotto. Quella che sta quasi per toccare il pallone. Comunque, anche la canzone del primo Digimon è una delle più belle mai sentite in tutta la mia terra. E anche i personaggi di Digimon sono molto fantastici. Non c'è niente da fare, il primo Digimon è più bello. Potete anche mettervelo in testa. E questa cosa, questa serie non ebbe molto successo, la serie di Digimon, la saga, perché togliamo da mezzo, perché Digimon non è che ha avuto molto, ha avuto pochissimo. E ho fatto vedere anche una serie che è uscita in Giappone. E farò vedere un'altra serie. E questa è l'ultima serie veramente dei Digimon, in assoluto. Questa è la più schifosa. Meno male che c'è Agumon in questo cartone, veramente c'è Agumon, avete visto credo all'inizio. Poi l'hanno cambiato proprio quello stile di Digimon, l'hanno messo come se fosse Dragon Ball, oppure come se fosse Pokémon, quel Pokédex. Poi c'è dei Digimon che assomigliano, uno che assomiglia molto a Sunflora, uno a Pikachu. Ma questa è una delle più brutte serie che ho mai visto, Digimon Savers. Questo è Agumon, meno male che c'è lui. Questo dovrebbe imitare il classico. Vabbè, questa è l'ultima serie. Voglio dirvi ancora un'altra cosa. Se volete guardare qualcosa di buono, guardate i vecchi Digimon. I nuovi scancellateveli proprio. E vi dico una cosa. Questi sono uno degli ultimi cartoni belli. Comunque, anche Pokémon. La verità è Pokémon che ha avuto quest'idea, quindi mettetevelo in testa tutti quanti. E al prossimo video parleremo del gioco dedicato a Digimon. Comunque al prossimo video, gente. Ciao da Nintendo Mario! Ciao!